sono dei pro e i contro in ogni caso, Sì. comunque la si voglia ragionare, è difficile far sviluppare un gioco realmente efficace a ragazzi di questa età, perché poi l'efficacia, come stiamo ripetendo da un po', dipende anche dall'atteggiamento tattico. Atteggiamento tattico che per esempio noi abbiamo sottolineato molto spesso prima nella partita degli allievi, che è giusto che ragioni una partita in modo molto, molto differente a livelli più alti. Crediamo che questo regolamento degli esordienti sia probabilmente un buon compromesso tra la libertà tattica e comunque le capacità tecniche che gli stessi devono avere. Infatti state vedendo proprio questo giocatore del comitato di Ascoli, sta cercando di tirare di volo, purtroppo senza grosse fortune per recuperare. Ecco, a quest'età il tiro di volo è un po' problematico. Sì, sicuramente non c'è uno sviluppo anche a livello fisico tale da permettere. Eh sì, l'esecuzione del gesto Esatto. non è sciolta, non può esserlo. Vediamo che spesso sbandano questi ragazzi, addirittura succede quando fanno la normale bocciata di Raffa. Però il regolamento, che assegna 2 punti a una boccia colpita di volo, invita assolutamente a provare questo tipo di esecuzione, anche se sinceramente adesso io non sono laureato, diciamo, nelle scienze che studiano il comportamento del fisico umano, però non mi sembrano bocciate da far provare a questa età. Come detto, non c'è quella stabilità che possa permettere. Dio, c'è sempre il caso estremo o comunque l'eccezione che conferma la regola. Magari abbiamo visto Osimo di un ragazzo che di volo colpiva praticamente tutto, però diciamo non può essere una costante permettere a questi No, ragazzi di. assolutamente, lui era proprio un'eccezione, come tale va inquadrato in un contesto del genere. E solo che questo regolamento premia eccessivamente, secondo me, la bocciata di volo, specialmente a questa distanza, quindi di conseguenza conviene provarci, perché anche con 2 errori e 2 bocce colpite si ottengono 4 punti, e 4 punti che altrimenti di Raffa si otterrebbero soltanto colpendo 4 volte su 4. Mi sembra che oggettivamente è troppo. Sicuramente. Il punteggio è comunque di 20 a 10 per Gabriele Sansonetti, che ora non riesce ad inserire il primo accosta all'interno di 70 centimetri, ci riprova dunque. L'arbitro Poli dice che neanche questa seconda boccia è riuscita ad entrare nel cerchio. Terzo accosto quindi per lui. Gli viene assegnato un punto, quindi 21. Vittorio Marcaccio continua a tirare di volo nonostante, diciamo, abbia la possibilità in questo tiro con due sovrappalli, portando via di Raffa, di tirare magari pallino successivamente. Magari liscia la prima di volo. Sì, poi in questi momenti poi subentra anche un po' di sfiducia Sì, sicuro. e continua a commettere errori grossolani di volo. Ne ho contati tanti. Adesso stavo pensando, visto che i 2 giocatori sono distanti 10 punti, a cosa sarebbe successo se si fosse fidato un po' più della sua Della bocciata Raffa. tradizionale, la Raffa. Ora va al tiro di Raffa, colpisce. Diciamo che non ha mai approfittato Vittorio delle tornate in cui doveva essere bocciatore, che normalmente sono quelle in cui si riescono ad accumulare più punti. Sansonetti inserisce anche l'ultima, quindi ora si trova costretto di nuovo alla bocciata. Riprova di volo. Tiro che sembrava favorevole a lui.
colpisce, guadagna 2 punti. Ora 22-13 è il punteggio all'Accosto Marcaccio. Marcaccio che, appunto, come detto Francesco precedentemente, è un atleta del comitato di Ascoli, precisamente della Vociofila Monturano, che diciamo ultimamente si sta impegnando molto per la crescita del settore giovanile. Intanto vediamo un bel accosto di Marcaccio che fa bersaglio. Vediamo anche lo stesso Francesco qui in regia, può dirci qualcosa su questa società che sta facendo molto per il settore giovanile. Non vorrei dire che sta facendo molto, perché poi magari vengono scoraggiate le società che fanno meno, e sembra che chi fa qualcosa per i giovani faccia chissà quale sacrificio. Non ne parlerei in questi termini, cioè sacrificio di questi tempi a non fare nulla per agevolare l'attività giovanile, perché stiamo vedendo le bocciofile che sono sempre più vuote, sempre meno campi che giocano nel pomeriggio per gli allenamenti, sempre meno iscritti alle gare, comunque un'età media che avanza inesorabilmente. Sono tanti anni che non c'è un ricambio adeguato, e tu mi hai citato Monturano sta facendo quello che dovrebbe fare una qualunque società affiliata alla FIB. Tanto vediamo altri 2 punti per Vittorio Marcaccio. Questo aumenta probabilmente il rammarico per aver sbagliato tante bocciate di volo quando la partita era ancora recuperabile. Però punteggio 24-18, magari ancora. Questo se immagini che abbiamo visto almeno 7-8 lisci di volo. Sì, potevano essere sicuramente almeno 5-6 punti in più se tirate di raff. Guarda un po', forse ha fatto altri 2 punti all'accosto. Guardate quanto si è avvicinato. Allora, 24-20. Seguiamo queste ultime tornate. E comunque sì, poi magari il discorso è molto lungo, quello della giovanile lo finiremo dopo. Adesso errore abbastanza grave di Vittorio al tiro del pallino, perché avendolo sbagliato ora è costretto ad accostare in mezzo al campo, e essendo in una situazione in cui deve recuperare dei punti gli sarà più complicato per lui avvicinarsi al pallino, non potendo farsi forza con le tavole laterali. Comunque questa è entrata, ma aveva bisogno di fare bersaglio, anche perché diciamo che il pallino, quando viene sbagliato da uno dei due giocatori, viene posizionato centralmente appena dopo la riga. È un, diciamo, anche se fa un bel bersaglio, bravo, veramente bravo questo Vittorio. Comunque è una, il posto dove viene messo il pallino è un posto abbastanza agevole per eseguire delle bocciate anche per l'avversario, quindi si riescono anche a recuperare pochi punti pur accostando in maniera discreta. Ora vediamo che anche questa boccia è entrata. Comunque 26-24. Ora vediamo Sansonetti che fa. La boccia è leggermente più lunga del pallino, c'è il liscio per Sansonetti. Pensate un po' che adesso sono solo 2 punti di distanza. Io non so se questa sia l'ultima tornata, perché non ho tenuto il conto, però credo proprio di sì, perché rimane un'ultima boccia per Vittorio e Sansonetti a 27 non sarà, credo, raggiungibile da Vittorio. Neanche con un bersaglio, un peccato, come dici tu, perché tante situazioni favorevoli sono state gettate al vento da Marcaccio per colpa di qualche tiro di volo di troppo. Sì, alla fine ha perso di 3 punti e l'ultima boccia non l'ha tirata neanche convinto, perché anche facendo bersaglio non avrebbe recuperato a sufficienza. Però 3 punti, forse 2, potevano essere 2 se fosse concentrato, sono veramente pochi considerati gli errori che ha fatto veramente a volontà nelle tornate precedenti, che abbiamo inquadrato quasi subito.